Caso di risurrezione a Sant'Asta. Nella piccola cittadina c'è ancora scalpore che ha visto coinvolto Gironda Telesio. In un grido, facendosi portavoce del dolore disperato che lacerava parenti e amici del compianto Isidoro Esposito, ha riportato in vita il novello di punto. Gironda Telesio, santo o impostore? E questa è la domanda che da giorni si pongono le autorità e le istituzioni, mentre il popolo grida incessantemente al miracolo. Scegliere, perché come traditore ti dispiace essere fesso, e come fesso non capisci che sei pure traditore. Tu non ti voglio bene? Sì, sei andato dal barbino, sei fatto mettere a nuovo, e è naturale, con la speranza domani di essere fotografato e di vedere sui giornali la tua bella faccia di coglione, non hai perduto tempo. Che cosa hai detto, don Antonio dell'assessore? Niente. Niente. Vieni qua. Giorno. Vieni qua, ti ho detto. Giorno. Me lo fa arrivare, vieni. I ginocchi. Sì, i ginocchi. Guardami negli occhi. Per la gioia di essere venuto al mondo una prima volta devi ringraziare il Padre Eterno. Sì. Ma devi ringraziare me se ci sei tornato a vivere una seconda volta e hai potuto nuovamente parlare, respirare e camminare per le strade. Se ti vuoi andare a coricare e sentire sul tuo corpo il fresco delle lenzuola, dormire placidamente e svegliarti l'indomani mattina con il sole cocente d'estate, il caldo in primavera, mangiare dei vermicelli al pomodoro fresco, bere le uova fatte dalla gallina e saziarti di tutta l'abbondanza che la natura ci regala, devi ringraziare a me. A te! Se il Padre Eterno ti toglie la vita dopo d'avertela data, io te la ridò un'altra volta. Chi è che combatte con Padre Eterno? Tu! Bravo. Baciami i piedi. Sì, baci i piedi. Tutte e due. Ah, tutte e due, sì. E adesso parla, voglio sapere tutto, hai parlato assai. Però tu sei impressionato. Se rispondo alla mia domanda, hai parlato assai. Poco poco. Oh, c'era Don Antonio l'assessore e chi ancora? Basta, basta, basta. Don Antonio mi ha fermato. Io e lui solamente abbiamo parlato. Mi ha fermato all'altezza della latteria di miei ragazzi che potevano essere le 6:15. Io me ne stavo tornando a casa e lui stava tornando dalla casa del comune. E sul comune ha saputo che la pubblica sicurezza, che sicuramente saranno due guardie e un brigadiere, vengono a fare ancora accertamente indagini. Ma come? Ho detto io. Ancora che si mette in dubbio la potenza di Gerardo Sebezia, ancora accertamento, ancora indagini, ancora i giornalisti. Okay, con la pubblica sicurezza viene pure qualche giornalista. Che te non porta a te? Tu te li fumi, tu te sempre fumato a tutti quelli che sono venuti da 3 anni a questa parte. E te fumo pure a quelli che vengono stasera. Ma perché tiene paura i giornalisti? Ma che domanda da 3 centesimi è questa? I competo con Patatenne poi tengo paura un giornalista. Questo è quello che ho detto pure io. Poi siamo venuti a fatto lì, no? E allora lui mi ha domandato e mi ha detto: ma forse tu in quel momento eri svenuta, avevi perduto i seni? Tu,
E io che ci potevo dire? Io ho detto... Tu hai detto che sentivi il rumore dei camion, dell'automobile, pure. Della gente che piangeva e che parlava vicino al tuo letto di morte. E che sentivo tutto quello che dicevano. Ma sentivi tutto quello che dicevano se quando arrivai vicino al tuo letto di morte tu eri morto? Ero morto, me ne sentivo tutto! Ma che è morto sentono? Sono cose che si tratta di rumori e voci che tu hai sentito in un'altra vita, nella tua prima vita. E che durante la seconda vita hai continuato a sentire e a credere di aver sentito in quel momento d'anima bestio, che sei un bestio, questo sei. Se tu vai dicendo che in giro che senti il rumore dei camion, delle automobili, strapesse che si capisce che vengono qua per fare indagini, accertamenti e per farmi perdere la... Sottoterra, hai capito? Sottoterra saresti a marcire pieno di verme se io arrivavo mezz'ora più tardi davanti a tuo letto. Polizia! Guarda. Chi è? Vicino! Ego! Sali attaccata! Che facciamo fa? Fagli entrare, no? Prego, brigadiere, entrate, il cancello sta aperto, la strada la conoscete! E sta solo il brigadiere? No, no, sono a tre di loro. Tre di loro? Tre di loro. Un brigadiere, un giornalista, quell'altro chi è? Un fotografo. La paura, la ma che siamo come due fratelli e che noi siamo cresciuti insieme e che tu mi hai sfamato e mi hai dato da vivere, questo lo posso dire? Devi dire la verità. È la verità vera, che il rumore dei camioni, la gente che piangeva, la sentevo. Questa è una verità tua che non interessa a nessuno. La verità scientifica ed è quella sacrosanta ed è quella che tutti sanno, non ha bisogno di essere avvalorata da te, ara papolo. Subito. Prego, brigadini, entra. Buonasera. Buonasera e salute a voi. Io vi devo scusare, si tratta di una formalità. Un'altra formalità. Questa volta ci sta pure una giornalista che è venuta espressamente da Roma. Col fotografo. Col fotografo, sì. Ah, i due agenti non l'ho portati, non mi sembra per caso. Si tocca entrare la stampa. Subito. La gente, però, se pensi una mattina si ci figli, invece di mettere sul focolare la demo di fagioli per la famiglia si interessa di quanto di tanto. Guarda andando in elettrico. E fin quando sono detto la donna fuori passata fuori da questa straccia. E ti saluto. Ma quando sono la persona. Stavolta da chi erano filmati, erano un paese, dice peccato, non è peccato, non era già, come si diceva, uno che capisce la situazione, io sto qua, questo che fa, mette a disposizione l'appartamento, mi faccio l'indagine, e mano vado, la lettera di denuncia, ma ragazzi, la casa è questa per cui si è ma siccome voi sapete che io sono un ignorante, che poco sa leggere, poco sa scrivere, non avete né un libro e né una carta scritta, ragazzi, sono stato inguaiato dai giornalisti, mi la stampa, mi ha inguaiato. Ma avete detto voi, avete detto bene, fate la perquisizione e prendete in casa mia. Ma se io questa casa la conosco, ma le dichiarazioni che stanno in guai da chi non li letto, non li passate più di 20 volte. Anche certamente di volte. A fare una visita, ma boh, a trovare io questa telefonata. La telegrafi, mi sono prendi una volta di vini che stanno in guai alla mano giusto. Subito. Prego, accomodatevi. Lei non deve amare più quei giornalisti. Ma è egregia amica. Mi chiamo Giovanna Cicchignola. Piacere, quale giornale? Invio corrispondenze all'estero a riviste letterarie e collaboro a diversi giornali qui in Italia. Lei non mi conosce, ma io posso dire in tutta franchezza che non ho mai sentito rancore per nessuno. Gerondo Sebezzi, non perché qui è presente una pasta di mir, stimata, apprezzata e voluto bene da tutti. Ed è per questo che la cattiva gente sente invidia di lui e mandare lettere al comune. È un uomo che ne ha passati di tutti i colori e la gente lo so. La mia vita non è un mistero. Qua c'è il vino. Ehi, Isidoro, vieni, vieni. Da brava a Isidoro. Vieni, fa la cosa. Resta pure tu con noi. Pure io! Ma se capisci, ti voglio bene. Vuoi permettere quelle di famiglia? Ma si figuri. Anzi, fa una cosa, te. Mezzo bicchiere di vino lo dai anche al fotografo. Voi, brigati, avete assaggiato il vino dell'anno scorso. Ma adesso vedrete questo qua. È un vinetto leggero. Prego. Un vinetto frizzantino. Grazie. Prego. Vedete? Salute! 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 Prego, prego, bevi. Esquisito. Complimento, vero e buono, è vino a spina. Precisamente, lo facciamo io e Isidoro, il Napoleone, il colono. Noi non compriamo niente fuori. Sì, la terra è generosa con chi la coltiva. Sì, 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 noi teniamo i conigli, teniamo le galline. E porci, olio, olio 0 e 4 di acidità, ma ne devo mandare una bottiglia. No, e non ce n'è bisogno, grazie. Se permette vorrei rivolgerle qualche domanda. Perché no? Suo padre è vivo? No, mio padre morì diversi anni fa.
diversi anni fa morì mio padre. E di cosa si occupava suo padre? Mio padre, appena diciottenne, era già proprietario di un vasto appezzamento di terreno che da Mondragone taglia il suo confine verso il fiume Sebete, verso Napoli, ereditò dal ramo cadetto il feudo dei duchi di Longiglione nel Viterbese, dove al centro della proprietà c'era addirittura, pensate, un castello del XVI secolo. Caspita, lei non ha mai voluto valersi di questo titolo così importante. Il titolo è toccato al maggiore dei miei fratelli, quando poi all'importanza del castello non vi ho detto che fu costruito nel XVI secolo. Già. Quel sedilone che vedete con quel velluto rosso gettato sopra e tutto quello che resta del castello e dell'importanza del titolo. Qua sopra, vedete, prendevano posti i miei avi, quando per trattare il prezzo del grano ammettevano alla loro presenza i contadini che avevano lavorato la... Mio padre faceva la stessa cosa. Sì, si metteva il mantello sulle spalle, così per devozione, faceva entrare i clienti e i braccianti, no, che avevano lavorato la terra. L'annata è stata favorevole, il raccolto abbondante, è andata molto bene per voi, figli miei, ma male per me. Pagate le tasse, le spese di conduzione, il vostro padrone dovrà stringersi la cinghia per mantenere il decoro della sua famiglia. Datemi una mano a tirare il carretto, vi rimetto al vostro buon cuore. Insomma, i contadini in uno slancio di commozione avevano piacere di riconoscere a mio padre un contributo più equo e proporzionato nei confronti del realizzo. E se l'annata andava male? Ai cinghi sassi c'è pure mio padre. Una trattativa basata esclusivamente sulla comprensione reciproca, insomma. Bravo, esattamente. Fu proprio su questa comprensione che si basò tutta la vita di mio padre. Ed è proprio quando venne a mancare che il povero uomo ne prese tale un dispiacere che ne morì. Aveva sopportato tutto, brigati, lo sapete, no? L'avvento del fascismo, quello dei sindacati, l'esproprio di gran parte delle sue proprietà, ma la sfiducia, no. Ha detto poco fa, se non sbaglio, che sa leggere e scrivere poco. Come mai, con la posizione sociale di suo padre? Io ho fatto la terza elementare 3 volte. Quando la maestra mi diceva che io ero svogliato, io le rispondevo che non mi importava niente di studiare perché papà era ricco. E siccome dopo la morte di mio padre io ero generoso con tutti, io davo a chiunque aveva bisogno. Un cuore d'oro. I miei fratelli, tuttora viventi, 3 femmine e 2 maschi, si misero d'accordo e organizzarono la mia interdizione. E questa fu la più grande ambamità. No, Isidore, no. Ti ho pregato, tante volte tu non devi parlare male dei miei fratelli. Ma fecero bene. Mi invitavo troppo degli amici i quali mi venivano a proporre affari sballati. Speculazione a perdita sicura. Dici, ma i tuoi fratelli oggi possono godere della posizione che tengono i milioni, possono investire in iniziative e oggi fanno quello che vogliono. Beati a loro, ma io devo pur riconoscere che se non fosse stata per l'interdizione, a quest'ora non mi trovavo nemmeno questa proprietà, che se non mi fa vivere largamente, sì, devo pur riconoscere che il necessario non me lo fa mancare. E non ha moglie? E questo è un altro tasto doloroso. Taggerite, state zitto, non rispondo la mia. Ma tasto doloroso. Sempre contro il volere dei miei fratelli, sposai un'orfanella, lavorava in una tintoria. Domandate al brigadiere, a Isidoro qua presente, come viveva quella persona in casa mia. Una regina. Una ragazza d'oro, come devo... pura. Spendeva e spandava come una gran signora. Dopo 2 mesi di matrimonio la trovai a letto con mio nipote, il figlio del mio primo fratello. Lì fu una vostra debolezza, perché in quel momento stessa la dovevate mettere alla porta. Sì, pensai, secondo me, la tentazione è tentazione, lei è giovane, lui pure... Se è un fatto serio, se ne andranno per conto loro senza che io le abilisca a metterli alla... Sì, no, però secondo me veramente doveva essere un fatto serio. Ci diceva la verità, perché dopo neanche 2 mesi mi svaligiarono la cassaforte, si pigliarono tutte quelle che c'erano in casa e se ne andarono. Chi dice che stanno in America, chi dice in Australia, in Norvegia, sono tanti anni e io non ho più avuto notizie. Oh, è un santo, ve l'ho detto, è un santo. Se sono messi sotto i piedi e l'hanno schiacciato come si schiaccia un mezzo limone. No, non esageriamo, brigadiere. Diciamo che un piatto di minestra e un bicchiere di vino non mi sono mai mancati. Ah, quest'uomo qua, quando è successo il fatto di Isidoro, se avesse voluto prendere la palla a base, se avesse fatto una speculazione, oggi sarebbe miliardario. Con tutta la gente che viene qua in pellegrinaggio e che pagherebbe tesori per uno di quei contratti che stanno là dentro. Io. Posso avere una copia di questo contratto? No, ci sono le copie stampate. E il testo delle dichiarazioni che si fa rilasciare? No, quelle sono dati lo Isidoro. Una copia dello stampato del contratto e il testo della dichiarazione. Là, nell'archivio. Subito. Viene una signorina il lunedì mattina e me ne batte a macchina una certa quantità che poi mi può servire durante tutta la settimana. E che qua? È aperto, però, sia il test della dichiarazione che quella del contratto sono già stati pubblicati tante volte. Non importa, a me interessano lo stesso.
Lui e quell'Isidoro. Ah, che deve ringraziare se pezzo e si può godere ancora la vita. Come ne... Siamo come due fratelli io e lui. E non dei famalini che lui prese da ragazzini per poter avere 10-11 anni, il padre, buon'anima, fece votare alla Madonna che se Geronte non morì, si fosse preso in trovatello. Geronte stide bene, e fra 450 disgraziati che si trovavano nello fratranofio di Pompei, la fortuna volesse baciare in fronte di Isidoro Esposito che tenete davanti. Di tutta la famiglia, dopo la morte del padre, solo lui ne ha continuato a volere bene, sfamato, vestito. E rimesso sulla faccia della terra. Dopo la morte dei miei genitori, i miei fratelli presi Isidoro e lo mandarono in campagna a sorvegliare i loro interessi e a sorvegliare i coloni. E in tutto questo tempo Geronte non è mai mancato di venirmi a trovare e di venire a trovare lui. Il carrozzino lo tenevo, io appena potevo mi mettevo dentro un carrozzino e correvo a Sant'Agata. Dove accadde il fatto 3 anni fa. Precisamente. Mi venne a chiamare così all'improvviso. Signor Geronte, sta a vedere che è morto Isidoro. Capite? Sì, mi mette dentro un carrozzino e corro a Sant'Agata. Sant'Agata voi la conoscete, è un posto di villeggiatura. Quando è d'estate, è pieno così. Io arrivai, la gente stava fuori alla porta, piangevano tutti quanti. Lui stecchito sopra il letto con i 4 candelabri a torcia ai piedi del letto. Il medico stava facendo il certificato di morte. Capite? Sarà stato il bene che ci siamo voluti da quando eravamo piccolini. Il dolore di vederlo stecchito là sul letto che mi facevano gridare come un animale ferito a morte. Qua ci sta tuo fratello Geronte, che fa? Apri gli occhi, alzati! Isidoro aprì gli occhi e cominciò a parlare. S'andate sotto sopra. I giornali incominciarono a parlare di miracoli, voi sapete come sono fatti i giornalisti, no? Ecco le inchieste che vi diceva prima il brigadiere, l'inchiesta, l'invidia, la cattiveria. Proprio così. E scusi, dopo l'avvenimento così clamoroso di Sant'Agata, che penso sorprese anche lei, si verificarono altri fatti simili o il suo potere, diciamo così, miracoloso, non ebbe più seguito? Io non ho mai detto di possedere un potere miracoloso. Credo di avere delle possibilità che secondo me possono essere alla portata di tutti. E di questo ne possiamo parlare se vi fa piacere, ma lei vuole sapere se si sono verificati altri casi come quelli di Sant'Agata? E io devo rispondere sì. Si sono verificati altri casi? Ebbene, posso dare le prove. Isidoro. Pronto? Questa è una persona che io ho fatto risuscitare diverso tempo fa, c'è ancora la firma di suo pugno, l'ha scritta lui, leggete. Mi hai data la vita, grazie Geronte, Giuseppe Bavarese. Giuseppe Bavarese, leggete appresso. Hai vinto la morte, la mia morte, oh meravigliosa Geronte, Silvestri. Silvestri, Silvestri, leggete appresso. Santarello Valentino, questa vedete, qui c'è una maestra elementare che io ho fatto risuscitare l'anno scorso. E che se fresca fresca morta. Viva la morte, se si può resuscitare, abbasso la vita se non si ha la fortuna di incontrare Geronte Silvestri. Bene. Ma scusi signor Geronte, io devo fare da parte del diavolo. Questi signori chi li conosce? Tutta questa gente perché non si fa viva? Perché non urla ai 4 venti il dono che ha avuto la fortuna di ricevere da lei? Ma li volete pubblicare? Ma fate pure, perché questa gente esiste, queste persone ci sono ed esistono realmente, non mi possono smentire. Due o tre di queste persone che stanno qua le ho conosciute io, me l'hanno detto a me che le ha resuscitate. Le autorità si sono occupate, sono state fatte delle indagini. Ma voi non venite, non ne fa una speculazione, me l'ha detto. Leggete il testo della dichiarazione e quella del contratto che vengono qui le persone e mi firmano spontaneamente per essere resuscitate da me. Tutto quello che mi ha detto mi è interessata moltissimo, ma mi permetta di dirle che mi lascia molto sorpresa e in dubbio. Dico, ma stiamo scherzando. Da una parte dice che miracoli non ne fa, dall'altra dice di avere il potere di resuscitare i morti. E come li resuscita allora? Con la bacchetta magica?
l'amore, con la bontà, con la rinuncia ad ogni proprio diritto spinto fino alla miseria, e dare, senza aver paura che la miseria possa bussare alla tua porta da un momento all'altro, voler bene a tutti, amici e nemici, e dare. Se mi chiedono il cuore, io mi spacco in due e dico serviti. No, è un santo, ve l'ho detto io! Leggete il contratto che mi convincerete! Leggi! Dunque, contratto morale, articolo primo. Il signor Puntini Puntini si obbliga incondizionatamente ad a amare profondamente e sinceramente la propria famiglia. E beh, questo è giusto. Andate avanti. B. Di non avere più rapporti né materiali né sentimentali con altre donne all'infuori della propria moglie. Con tutti i buoni propositi e la mia speranza di resuscitare. Leggete appresso. C. Di accogliere i parenti in casa propria, con affetto e simpatia, anche se essi non furono nel passato da lui ritenuti meritevoli di attenzioni per torti, abusi ed estorsioni da essi ricevuti. Questa terza clausola è più dura della seconda. Ma è necessaria. Di compilare il testamento con giustizia, voi verso la propria moglie, voi verso i figli, senza dimenticare che lo ha servito e qualche bisognoso che per il passato ha fatto finta di non vedere. È di riservare l'intera parte disponibile del proprio asse ereditario a quella persona, sia cognato, genero e pur esso un parente parassita, che egli ha sopportato e persino odiato durante la vita. Articolo secondo. Il testamento dovrà essere fatto per atto pubblico. Una copia di tale atto dovrà essere consegnata in busta chiusa ai familiari, con l'incarico e l'esortazione di aprirla immediatamente dopo il decesso. Dentro la stessa busta contenente il testamento dovrà essere inserito un biglietto con l'avvertenza che si dovrà telefonare d'urgenza all'amico carissimo G.S. Geronta Sebezio, al numero 781617. Articolo terzo. Se si saranno verificate scrupolosamente e puntualmente tutte le condizioni di cui ai precedenti articoli, il signor Geronta Sebezio si impegna ad operare, purché chiamato entro il limite massimo di 5 ore dal momento del decesso, a resuscitare il signor Puntini Puntini. Articolo 4. Nessun compenso di qualsiasi genere e natura spetterà al signor Geronta Sebezio per la prestazione di cui al precedente articolo 3, essendo essa totalmente gratuita. Egli si riterrà ampiamente ed interamente soddisfatto dopo aver ricevuto una semplice foto ricordo con dedica di riconoscenza. È perfetto. E scusi, ha richiesto a chiunque può stipulare questo contratto morale con lei? No, non tutti. Sono io che scelgo le persone degne. Devono avere dei requisiti speciali? Ma devono godere prima di tutto di ottima salute. Io posso resuscitare un cuore che si è fermato per ragioni imprecisate, ma di fronte a un tumore maligno, alla morte violenta, che faccio? Non posso fare certamente i miracoli. Capisco. Pur la categoria a cui appartiene la persona ha un peso determinato. La categoria? Tra un popolo, gli operai, i braccianti, i contadini, la purezza d'animo di queste persone agevola la pratica che poi vado a svolgere. Insomma, io non potrei sperare di firmare questo contratto. No, lei già è una persona acculturata, che interesse avrebbe di ritornare in vita per ritornare ad apprendere di nuovo tutto quello che già sa? Non si sa mai, io lo firmerei lo stesso. Signora mia, mi dispiace dirlo, ma mi manca la fede. Isidro! Che vuoi fare? Io tengo questi signori qua, che faccio? Scusa, Io come me ne vado, perché già mi ho importunato abbastanza. Me ne vado anch'io, ma prima vorrei scattare qualche foto. Ah, se ne la... Fa una cosa, dì a Napoleone che aspetta al cancello, lo faremo arrivare noi. Vabbè. Forza. Napoleone, traso, cancello, sta via! Dove partiamo? La prima la farei vicino all'archivio. Sì, magari potete prendere qualche carta. Non so, mentre leggo un contratto. Esattamente. Un'altra seduta allo scrittoio. Mi sento sempre in imbarazzo in cose così, non so, azzardo una fotografia. Ha difficoltà a farmene fare una accanto all'ingrandimento dei risuscitati? Oh,
non ho nessuna difficoltà, ma io ne posseggo delle copie in formato ridotto, ve ne posso dare quante ne volete. No, mi basta questa, mi permette però di pubblicare la debita con nome e cognome della persona. Potete fare quello che volete. Mettetevi più a destra, scusate. E un'altra sul trono col mantello sulle spalle. No, devo rifiutare, mi dispiace. E perché? Ma sa, molti suoi colleghi mi hanno chiesto la stessa cosa, ho dovuto sempre dire di no. Una fotografia del genere deluderebbe tutte le persone che hanno fede in me. Non voglio confondere, ecco, la buffonata del trono con la mia missione. Questo sediolone dice qualcosa a me solamente perché si è trattato di un ricordo di famiglia. Va bene, arrivederci e grazie per l'accoglienza. Ma avete onorato. L'accertamento è finito, buonasera. Oh, chi dà per questi musica? Faccio entrare Napoleon. Fallo entrare. Amen. Buonasera. Pure a te. Mi sono sentito male un'altra volta. Mi dispiace. Solamente. Se c'è qualche altra cosa che posso fare per te. Io la notte non dormo, voi sapete perché non dormo. Ti sei fissato. Tutte le sere vado in parrocchia. La messa ogni domenica, confessione e comunione ogni 15 giorni. Davanti alla chiesa sta una povera cena per chiedere le mosse. Le prime volte mi dovevo mettere 100 lire in mano e dicevo: sono Napoleone Bon, adesso non devo dire niente più. Lei fa così con la mano e dice: buonasera Napoleone, non bestemmio più. Prima facevo scendere la cilla tanta maronna, quanta patana sono capace di far germogliare sottoterra. Ammelo a mezza pure quello. Per vedere se vi posso imparare a scendere, mi metto a vedere che il programma non è mai troppo tardi. La parola, ma come dice prima non ci riempie di stomaco, come uno che può leggere i locomotori camion, devo uscire fuori e devo prendere un po' d'aria. Mi sono malato di cuore, ma vuoi ti aiutare? Quello che pretendi da me non te lo posso dare, è meglio che ti metti l'anima in pace. Ma non me lo potete dire? Eh no, perché manca chi deve collaborare con me prima e manca chi deve collaborare con me dopo. Il contratto tu lo conosci, io tutti gli articoli che mi ho letto e te li ho spiegati uno alla volta, lo sai? Il testamento che tu dovresti fare per rispettare l'articolo primo, in mano a chi lo lasci? Tu sei solo, non tieni famiglia, ma trovati una moglie. Sai che da questa unione non vengono dei figli, tu te ne adotti uno, due, tre, la famiglia è fatta e a tal momento si crea quella tale catena d'amore che serve a farti risuscitare. Napoleone mio, io te l'ho detto molte volte, tu non ti vuoi fare capace. È meglio che te ne convinci, io miracoli non lo faccio. Tu non puoi contare sull'aiuto di qualche amico, non voglio dire, ma qualche parente lontano. No, no, mi sembra qualche parente lontano ce l'ho, mi parlava la buona anima di mio padre. Però non so c'è lo spagno come ha già capito. Guarda come stai combinando, ma se capisci, tu da anni che stai alle dipendenze della mia famiglia ti conosco bene, Napoleone. Ma perché voi personalmente vi potete lamentare di me? Guarda come fa, questo è il punto. Perché tu nella vita, Napoleone, hai fatto sempre i conti così, li hai fatto, guarda. Io, tu. Senza mai pensare che ci sono pure gli altri. Adesso che avresti bisogno degli altri, gli altri non ci stanno, ha una fegunda di io, tu. Poi sei rimasto solo, va? E Isidoro? Beh? Isidoro non era solo quando ha fatto resuscitare Sant'Anna. Ma tu sei un ignorante. Isidoro! Ce l'ho, sto qua! Vieni un momento.
quando non sapevi come investire il tuo denaro, chi è che ti consigliò di acquistare i buoni del tesoro al portatore che sono esenti da qualsiasi tassa, presente, futura e di successione? Buio, eccellenza, buio. Ecco, bravo. Io sono il solo che ti ha voluto bene, ma non perché lo merita, ma perché io amo l'umanità. Per cui paragonare a Isidoro. Isidoro non è mai stato solo, perché la prima luce che hanno visto gli occhi suoi è stata quella dell'orfanotrofia. E appena ha avuto uso di ragione, ha capito che intorno a lui c'era l'umanità. Isidoro! Ciao! Dimmi una cosa. Durante tutto il periodo che tu sei stato a Sant'Agata, amici ne tenevi? Amici? Ma io camminavo col cappello in mano per non avere il fastidio di togliermi in continuazione per salutare la gente. Già. Isidoro nostro, Isidoro bello, Isidoro buongiorno. Ma ti volevano bene? No, mi facevo volere bene. Non per dire, tu mi conosci, io potevo confidare nell'aiuto di ogni amico, di ogni cena e condizione. Il giorno di Sant'Isidoro casa mia sembrava un negozio di fiori, una vetrina di pasticceri. Chi mi regalava la cravatta, chi porta monete con i soldi spicci, persino Pappicilli, il pescatore del paese. Che quello con la pesca campa e solo Dio sa come campa. Una volta all'anno mi regalava un chilo di alici fresche che io me le facevo mettere sotto sale e la sera me ne mangiavo uno su una fetta di pane davanti al fuoco e pensavo a lui. E tu che facevi? Come ti regolavi per farti volere bene? Che potevo fare? No, dico, che facevi? La gente era contenta come ci raccontava i fatti, mi chiamavano e io ce li raccontavo. Se qualcuno mi invitava a mangiare, io avevo già mangiato, no, allora dicevo che non avevo mangiato per non far piglia collera, mangiavo un'altra volta. Se avevo una lira la spendevo e se non avevo una lira non spendevo mai i soldi degli altri. Se qualcuno mi invitava a vedere una pellicola cinematografica, io quella pellicola l'avevo già vista, dicevo non l'avevo vista, che potevi mai fare? Giustamente, i braccianti li pagavi? La proprietà era di vostra sorella Donna Olimpia, io la tenevo a mezz'atria. Il ricavato del raccolto metà aspettava a lei e l'altra metà, una parte la vendeva per pagare le tasse ai braccianti e l'altra parte serviva per il sostentamento mio e il sostentamento di quella povera gente che pure loro aveva il piacere di portare a casa il frutto della terra che aveva lavorato. Ma va, te ne puoi andare, se ti voglio ti chiamo, va. Va bene. Il fondo di proprietà di mio fratello Calogero sopra San Liberatore, tutta una zona panoramica che oggi vale tesoro, a quel povero fratello mio lo mettessi talmente alle spalle al muro con 3 centesimi di lire all'anno che gli davi senza riconoscergli mai, non dico un barile d'olio, ma una bottiglierina, qualcosa, che quel povero fratello mio fu costretto a vendersi la proprietà a pochi soldi, e a pochi soldi la comprasti tu. Lo stesso facessi con l'altro fratello mio, Teodoro. Perché a voi, proprio a voi, vanno commesse una bimbandata. Scusa, non l'avevo capito, non l'avevo capito, sicché è stato un atto di bontà il tuo, non l'avevo capito, sicché significa che tu, per punire i miei fratelli di un torto che mi avevano commesso, tanto hai fatto che li hai privati di una loro proprietà. Precisamente. Bravo, mettessi da parte i soldi giorno per giorno. Con mana formica. Settimana dopo settimana, mese dopo mese. Con un coppano. Quando poi arrivasti a completare la somma, che facesti? Ma che hai pronto con tanti biglietti da me. Bravo, e i soldi da dove li pigliavi? Da dove li pigliavi? No, diamoli via, guarda a me, i soldi, chi te li dava? Signori, io ho lavorato. Te li dava la terra, sì. E allora tu mi hai fatto capire come mai questa terra che per i miei fratelli non valeva niente per te ha valso talmente tanto che niente di meno te la sei potuta comprare. E allora te ne hai vinto una, morta anche 50. Ma perché a 20 anni si può essere mariuoli e a 50 no? A 50 si pensa a tutta la maniera. E io ne tengo la prova con te, e io lo so benissimo, tu con me vai a Franca. Ecco che questa proprietà che i miei fratelli, dopo l'interdizione e per la generosità di lasciarmi, vale più di tutte le proprietà che i miei fratelli messi insieme. Questo è veramente miracoloso, Napoleone. I miracoli fai tu e non ne faci. Sai perché fai i miracoli? Perché vuoi il contratto. E io il contratto non te lo posso dare. Signori, io piccioso sono qui, chiamate la stuca per te. Se quello che vi ho detto fino adesso non va bene, vediamo che cosa devo dire per avere il contratto. In tutti i terzi, tutti i proprietà ve le in testa a voi. A così facete pure una bella figura che frate voi. Napoleone, non ti permettere più di dire una cosa del genere, capito? Tu sai benissimo che in quello che io faccio non c'è speculazione, io non ho mai accettato un soldo da nessuno. Da permettere più. Il contratto non lo puoi avere perché sei solo, hai capito? Non tieni famiglie. Ma come dai? Quando morirai tu, sai che succede, Napoleone? Tutta la gente ammassa l'ombrezza, se la va in campagna, se la va a mare, allo scoglio, e il ristorante, viene a così, io. Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e a scrivere, ma è sempre tardissimo per chi non ha mai fatto niente di buono nella propria vita e vuole recuperare.
La gente si scioglieva in lacrime davanti al letto del povero Isidoro. Non si capiva se davanti al letto e fuori a casa ci stavano più le persone, le donne, i bambini, una folla. Si era creata una vera catena d'amore perché tutti lo volevano vivo a Isidoro. Perché Isidoro è fessa! E tu sei troppo dritto per avere il privilegio di ritornare in vita una seconda volta. Che può fare Napoleone? Vuol dire che il mondo diventerà un vero paradiso quando saranno morti tutti i diritti come te e resteranno solamente i fessi come Isidoro, ma con la speranza di poter risuscitare a loro piacere. Ne hai. Allora che devo fare? No, quelle che dovevamo dire ce lo siamo. Isidoro! Non dormo! E non dormi! Non già... dormo! Ma che ha già fatto con Poami? C'è un boccio, un tuo! Oh, mi ero ubriato! Tu Ormano? Io Ormano! Ehi, pure! Ma una cosa, dimmi di a cucca, vai in damasseria, di a Fortunato che prendesse una bella gallina. Ma non ce la faccio in brodo. Ma rimane Fortunato hai detto, buttare mozzarella fresca. Mozzarella fresca e gallina in brodo, un buon pranzo. Va, va, no. Buona notte. Buona notte. Sì, sì, sono io, GS. Come? Trocina Gaetano. Quando? Mezz'ora fa. Sì, per ora chiamatemi GS, il mio nome ve lo dirò più tardi, mo che vengo a casa vostra. Sentite, quante spiegazioni, fate come vi ho detto e basta. Sono Trocina Gaetano, del Fu Matteo. Tengo 56 anni e sono ammogliato. Mia moglie si chiama Silvia. Dal matrimonio abbiamo avuto due figli, Camilluccio e Palmiro. Ho fatto l'agricoltore e poi il costruttore. E mo tengo una posizione ragguardevole. La casa dove abito è pure di proprietà mia e sta a Monticchio. Ho lavorato assai, ma mi sento ancora forte. E il medico ha detto che sono di buona salute. Vi ringrazio, signor Geronta, per quello che farete per me dopo la mia morte. Isidoro? Giro. Andia? Lontano. A Monticchio. A che su? Un intervento.
Tito,
Capuelli il carpentiere! Insulto, maltrattamento, l'inverno aperto, la sera non tornava a casa. Finalmente mi lasci con i figli di piccoletta, Camillo c'è 7 anni e Palmi di 5 anni e mezzo. E se ne va a convivere con quella prostituta schifosa! Che nemmeno la sotto sotto le scarpe poteva lavare a me! Per 12 anni vi dati separati da una parte e lui da un'altra veniva ogni fine mese. Come sto? Beh, voi figli come sta? Salve il prefi! Facevi così con Nicolò, ma la salvezza! Se pigliavi i soldi e te ne andavi e li portava avanti la famiglia e crescevi i figli come un uomo. 2 anni fa il cambiamento, che fa? Lascia la sua bella, torna, si piazza in casa e si mette a fuoco predicatore. Io non dico che mi fece dispiacere, ma per 12 anni mi ero abituata alla libertà che con lui non poteva avere perché non voleva uscire. E se usciva andava per quella mezz'oretta in chiesa e subito tornava un'altra volta. Ma è un compagno che ti deve stare vicino per questi altri di famiglia che ti aiuta e ti comporta quando ci sono le avversità. E vabbè. Ma è sempre un uomo che tu trovi innanzi tutti i giorni, mattina e sera, Pasqua e Natale, e che vuole tutte le cose come piacciono a lui. Senza mai pensare che pure tu vorresti le cose come piacciono a te. E questo non mi piace, e quest'altro è fatto male a me. Ma dico, con me erano andati scucciando dopo il cambiamento. Che fai, non te ne andare, stammi vicino, vogliamoci bene. Ah, picchiai, vogliamoci bene! Siamo sempre uniti, i tuoi figli, la famiglia è la cosa più bella. Poi Marò, ma chi sta mai diventato tu cataplasma? Ogni un anno è più sua per strada, a un certo punto mette la testa a partire e torni in famiglia. T'hai capito, ma quando lui non c'era, io andavo, venivo. Volevo mangiare, mangiavo, volevo dormire, dormivo. Volevo vedere qualcuno che mi faceva piacere vedere, lo vedevo così liberamente. Come quando volevo io. Non Ciccio della Monte, l'ho fatta tu. Perché mi hai fatto mano qui? Sì signore, Don Ciccio della Monte. Chi lo deve dare devozione per me già da prima che gli sposavo con Gaetà. Perduto la speranza, dopo il matrimonio mio. E allora si è sposato pure lui. E a lui che mi sono trovato quando lui presse la sciogliata di testa. E tu un momento. Ciccio della Monte. Per la vedo che ti sta muore il caffetti. E senza scopo di cadere su di lei. Solo per il trasporto di bontà e di buona amicizia. Veniva e mi faceva compagnia. Mi portava le caramelle. A me mi faceva fare i bagni, mi portava a pesce. Allora, ma che consiglio lui me lo dava? E con lui potevo sfogare dal dolore mio. Camillo, dentro la sua testa ci sta che pezzi di stamattina, a fine, proprio la sta. Pagate, è meglio si distrugge. È frutto bravi! Mi dà una bottega! Aspetta che mi dà una per me il cambiamento che facete 2 anni fa la buon'anima non si può dire un cambiamento misterioso come avete detto voi. Alza, tu capresti. Va. I mariti che hanno fatto una galessa di corna alle mogli e che poi quando all'ultimo sono diventati proprio una schifo e non può neanche aprire, né mettere sotto la scena e figli di altro. Ce ne stanno a Miliano sopra la faccia della terra, ammazzati anche come ha fatto venire. Ma quanto madonna di bene ti hai messo sopra questo caprello? Bovino, si azzecca il vino, bovino! Mamma mia, all'inverno, con fuoco. Dunque, me l'aspettava e non mi aveva anche di mano e non mi aveva nemmeno meraviglia, ma che poi tu da un momento all'altro non si ricorda più del passato, non si ricorda più alle cattive azioni, ai tradimenti che ha ricevuto da un tizio, non si ricorda dell'odio animalesco che sentiva per lui a un altro. E quindi dice e scrive, ma facciamo piacere io. Pigli e dici che cosa? Capretta è buona. E il vino di quest'anno è riuscito più meglio di quello dell'anno passato. Ah, faccia mia! E io brindo alla vostra salute, alla felice memoria di Gaetano e alle fortune future di questa casa. Ma tua madre ha parlato di un odio animalesco che Gaetano sentiva per un tizio. Sentiamo chi era questo tizio. Ma come? Tu
non puoi dire che frate Gaetano correva buon sangue quando 2 anni fa ti sei presentato in questa casa. Un momento, allora innanzitutto io in questa casa non mi sono presentato, ma fu proprio la buon'anima che mi venne a pregare e strapregare di venire a vivere con lui. Ti cerco scusa se ti ho abbandonato, sono costato una carogna. Poi però adesso vedi anche i testimoni, te ne vieni a casa mia e non ti faccio mancare niente. Questo mi dice la buon'anima. Si vede che finalmente si era ricordato che eravamo figli di 2 fratelli. E il era fatto fortuna mentre gli faceva affanno e ha voluto fare la mossa per ripagare a tutto il male che mi aveva fatto. Ecco perché mi sono trovato in questa casa. Stando a casa, una parola oggi, una parola domani. Stai zitto tu! Che vuoi? Ma qui è meglio che si dice la verità, ma questa è malvazia. Il terzo delle leggi va a finire nelle mani di questo. Se lui non approfittava dell'indebolimento, diciamo, della forza, del carattere selvatico, se non li zoppava quella fedezza di testamento, non lo faceva. Quanto è bene che ci stai vino in questo bicchiere e che mi tenete davanti a voi all'erta, vi posso giurare non solo sul morto che sta là, ma su tutti i Campusanto Romum, che da parte mia non è mai stata forzata la volontà di Gaetano, né per il testamento né per altre ragioni, altrimenti la somma di denaro che mi deve venire, perché sta scritto nel testamento e nemmeno il Padre Eterno me la può levare, deve diventare cenere nelle mie mani. E il vino che sta in questo bicchiere è un veleno potente che mi deve fulminare all'istante. Allora, ma mi dici tu, Gaetano, trosci che è uscito pazzo? Cioè, io non mi faccio capace, scotti i milioni e i figli! Oh, e alla moglie! Eppure alla moglie, per darmi a te, che fino a 2 anni fa, quando si nominava il nome tuo, mio padre sputava e strappava, perché tu tenevo pure pugnettatura. Tu vuoi fare i saltelli, ma non io non la prendo. Perché faccio quella cosa di legge che quando si fa, si dice che un morto è scelto, si ferma tutto. E fatto una causa per 150 anni, che né tu, vai, né figlio tuo, ma d'accordo, né figli, né figli, e chi da morto vedono la faccia di un centesco. Tu la cosa di legge non la fai perché non la puoi fare. Chi la fa? Non la puoi fare perché il testamento è stato fatto a regola. Come si doveva regolare che il povero Maronna per fare le cose meglio di come la fa? Terza la moglie e non si tocca. L'altro terzo è figli con lo usufrutto della madre nemmeno si tocca. E la terza parte che sarebbe la parte disponibile. Nemmeno si tocca perché faccio quella cosa di. No, io la tocco perché la terza parte ha la sa chi volevi. Era la stata a te. E sono nella stessa cosa. E meglio a me che sono di famiglia. E questo ha tenuto presente la buon'anima. Si vede che nel periodo che mi ha tenuto in pratica si è affezionato. Ha capito che non mi so e mi ha voluto verificare. Ma io sono un balle schiatto. Ma chi ha voluto beneficare? Voi! Giacomo, qua ci sta la lettera, io che dalla parte dici chiaramente che tu non c'entri con la decisione del testamento. Dall'altra parte dici che chiaramente, come l'ha pensato prima, così l'ha pensato fino all'ultimo momento. Giacomo, io ti potevo avere. Ma che? Non ti potevo leggere lì! E se ti avessimo tutto subito, adesso fa. Ma da lei che ha letto lei, sentosi. Carissima Silvia, mi devi scusare se me ne sono andato così affrettatamente, ma non ti preoccupare di questa mia morte, perché si è trattato di una falsa partenza. Come pure ti prego di non sentirti angustia per il fatto che nel testamento ho lasciato la parte disponibile a che la carogna è già con me. Si è trattato di una convenienza momentanea, ma stai tranquillo, perché i cavalli devono tornare alla stalla e il grano nelle botti. Ti abbraccio con i figli, arrivederci a presto. Tuo affettuoso marito, prima della morte, durante la morte e dopo la morte che danno atroce. La morte è stata una falsa partenza. Tuo affettuoso marito, prima della morte, durante la morte, dopo la E che sta dentro, questa? È la prova che Gaetano è lasciato pazzo e per questo fece il cambiamento. Con questa lettera l'avvocato alla prova delle mani che mio padre mi sceme e può fare quella cosa di legge che ferma tutto. Non affatto ti dico io. Perché? Perché la mente di Gaetano Trocine si è mantenuta lucida prima e dopo il cambiamento. Tanto perché nella lettera mi ha chiamato carogna come mi chiamava prima del cambiamento. E se ti chiamava carogna? Se ti chiamava carogna prima e dopo il cambiamento, a quale titolo ti lasciava la terza parte dell'eredità? Scemo no! Non eri scemo! Non eri scemo! Non eri scemo! Perché la parola carogna non mai diceva in senso disprezzantivo come vuoi sostenere tu. Me la diceva quando si sentiva trasportata dall'affezione, dal legame di parente. Me la diceva per vezzeggiarmi. Ma la vedella, svergognata! Che non vado pure per niente che
fame e senza voce! Vai di via, piatto, faccio la notte che sta là! Aspetta! Fammelo il piatto! Aspetta! Non ci vai con io! Aspetta, sei tu, mamma! Aspettiamo! Se Gaetano è riusciamo come dici tu, la lettera scombinata si spiega. Ma se Gaetano non è riusciamo come dice lui, la lettera scombinata non si spiega più, ma si spiega invece quello che dicevo io. E che ci sta sotto tutta una matassa, impossibilità, impossibilità, impenetrabile, tutto un mistero. I cavalli devono tornare nella stalla, il grano nelle botte. Arrivederci a presto. E che fa? Metto il cavallo lì nella stalla e il grano nelle botte per installato mu. E chiamo. Momento, la mente di Carminuccio si è aperta e il mistero oscuro che ci ha tenuto in ansia di ansietà si è rivelato chiaro e trasparente come una lastra di cristallo di vetro. Gaetano Troce non è morto! Pazzi Carmelo! Non è morto! Ma come non è morto? Non è morto! E poi dire l'ufficiale di qualità del comune a fare il certificato del decesso. Avremo prova della mia supposizione. Gaetano, tu hai il cervello sottile? Ma il cervello che tu stessi fatto a tuo figlio Carminuccio è più sottile perché è più giovane del tuo. Quale male soffriva Gaetano Troce? Quale segnale sinistro ci ha dato il corpo di Gaetano Troce? Per far capire alla famiglia che era venuto il momento di fare il passo supremo. O pranzo e provava se fosse un coppata lucidamente di testa e si chiudono. Ma facciamo mi piace! Ma che sei fantasia che mi luce mio bello! Ma fantasia! Ma ci pazienza Gaetano, sopra il letto ce l'ho messo io! Pensate che ieri sera ci ha portato un salto e disse per forza si ha voluto mettere stamattina, dice oggi guarda ce l'ha conservato, come ci ho messo pure una camicia piondante e ci ho tolto quella là di sera, ah, perché aveva una festa e va. E poi ci ha trovato a catenino, braccialetto, l'orologio e pure gli anelli di brillante ci ho sfilato. Secondo te se quello era vivo si faceva sfilare gli anelli da me. Quel po' di questo che si è voluto sincerare, ha pensato, vuoi vedere come si comporta la mia famiglia dopo la morte? Voi lo sapete meglio di me che mio padre aveva un carattere difficile e che si era fissato sulla cattiveria delle persone in famiglia. T'hai capito, ma chi era troppo geloso della roba sua. Le teneva tutti i mobili chiusi a chiave, il mazzo di chiave sempre nella tasca del pantalone, guai a chi si permetteva di toccare. Dopo che sistemata lui sopra il letto di morte, come si sistema ogni fedele cristiano, con le mani piegate in segno di preghiera sulla bocca dello stomaco, io e Pandini, per Pandini, abbiamo aperto tutti i mobili, abbiamo preso tutta la roba e l'abbiamo portata in camera mia, eppure il fucile l'abbiamo tolto, perché stanotte le finestre devono stare aperte, puoi sapere chi entra qua, chi entra, chi esce. Secondo te, se quella era viva come dici tu, quando vedeva che aprivi i mobili, lui scendeva la coppoletta e mi scumavizzava. Il disegno della finzione che ha fatto deve essere vita sottile di quello che pensiamo noi. La vita aggiustata sul letto. E come ha aggiustato? Aspetta. Thank you.
Del morto. Perché diciamo? Diciamo perché la morte di Gaetano è stata talmente sorprendente che mentre uno dice Gaetano è morto, dice pure vuoi dire che non è morto. Il peggior castigo è quello di capitare un paese come questo, perché pare con gente come voi. Ma insomma è morto questo vostro cugino, no? E pare che l'ufficiale di sanità sono io. Se è morto o non è morto lo dovete dire voi. Anzi adesso vi faccio uscire la famiglia, così fate la crostatazione in grazia di te. Poi uscite qua fuori che diventerà l'ufficiale di sanità. È fatto. Buonasera. 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 Se volete entrare. A che ora è successa la disgrazia? Che ora è le 7:15. Un documento della morte ce l'avete? Una carta d'identità per esempio? Il porto d'armi. Ma io devo venire con voi. No, state qui qua, non c'è bisogno. CS, voi certamente siete venuti per venire il vostro amico, se volete entrare. Non c'è bisogno, già chiamato l'ufficiale di sanità. Sì, io, quella la denuncia la si deve fare per legge. Prima ho telefonato, poi ho telefonato a lui. Da parrocchiano ci sono andato. Parrocchiano già è venuto. No, e non ha potuto manco mandare i paramenti e candelabra e torce, perché manca a fare l'apposta. Nella stessa giornata è morta pure la nonna del Salomino. Due morti nella stessa giornata. È come si lava il parrocchiano. Dove li pigli i paramenti per due morti? E ovviamente, per rispetto alla signora, ha voluto dare precedenza alla nonna del Salomino. Ho capito. In base a quello che dice l'ufficiale di sanità, ci ricordiamo per verità. Se serve, li chiamo a Pia, rimane a mattina. No, tutta roba inutile, non ce ne sarà bisogno. No, ma come quello che si sporge la notizia della morte di Gaetano. Comincia una processione da qua fino alla che figura facciamo? Il signore è la persona che sta scritto nel testamento con le lettere GS. Sì, sei stato amico di mio marito. Lo sono stato, lo sono e lo sarò per l'avvenire. Grazie troppo buono. Che male ha avuto vostro marito? Niente, quello non soffriva di nessuna malattia, non disprezzate, teneva una salute di ferro. Se sentite male da un momento all'altro. Sì, un giramento di testa è caduto e questo è tutto. Capito. E non ha mangiato, no? Niente, me lo sento d'acqua, perché niente. Quindi se non ha mangiato più tardi avrà appetito, che pare si tocca. Rimasta con quella fame. Magari dopo quando mangio gli farò pure io compagnia, tanto da qua da mangiare ci sarà certamente in casa, no? La pasta e fagiolo, freddo e meglio, ci sta il caprezzo. Mangiando, gli parlerò pure di quella proprietà che stava un coppa a massa Lubrenzi e che lui aveva piacere di acquistare. Ah, quella che per andarci si attraversa il Pablo. Bravo, quella è bellissima. Scusate, ma voi chi siete e come vi chiamate? Per ora chiamatemi GS, il mio nome ve lo dirà vostro allora, marito più tardi. Io vado. Come sta? Ma che... Gaetano Troci, mio cugino, si è alzato. Gaetano Troci non l'ha alzato mai. In quattro e la portano a Camposano. Si è trattato di una sincope. Oggi si dice morto d'infarto. Questo è l'atto di morte. Tante condoglianze.
e buonanotte. Grazie. Di qua, di qua. Statevi bene. Grazie. Adesso non ci sta più nessun dubbio. Gaetano Trocino è morto e non c'è più niente da fare. Altri che ce ne mette e compri di proprietà. Se Gessi, se voi volete entrare a visitare il vostro amico per l'ultima volta. Non c'è bisogno. Tanto io più tardi ci parlo. Volete parlare con voi? Ci parlo io, ci parlerai tu, ci parlerà la moglie e i figli. Non appena gli arriverà al suo cuore il mio grido pieno di tutti i sentimenti che lo tenevano legato alla famiglia. Dopo anni di pene, di incertezze, di indecisioni, per non aver ritenuto più autentico il calore familiare, capo, ma un essere umano si è rifugiato alla crisi e si è rifugiato in una sincope che, se i suoi sospetti sono giusti, diventerà definitiva, se infondati, la potrà avere il carattere semplicemente di una sincope, una sincope provvisoria, ma io sono convinto che il mio grido sarà sufficiente a farlo ritornare fiducioso e felice in seno alla propria famiglia. Come una mola lo vedete tombare dal letto e viene qua fuori e lo vedete a ballare come una farfalla e si mette a ridere e piangere contemporaneamente, come ridevo e piangevo io quando lui mi fece alzare dal letto di morte. Aspetta, non ho capito chi è questo signore. Chi è? Quello che resuscita i morti. Sopra il giornale di tanto tempo fa ci stava il ritratto suo e quello del morto risuscitato, che sarebbe quello là. Non faccio un po'. Voi vi chiamate Isidoro? Precisamente! E dal momento che mi avete riconosciuto, a che serve nascondere più il mio nome? Sono Geronta Sepelzio. La porta del morto sta... eccolo lì, eccolo lì. Tenete d'occhio la porta e concentratevi bene. Mettetevi. Scusate, ma se il vostro marito deve resuscitare, e lasciatelo fare! Scusa, voi lo volete riabbracciare vostro marito? Oh, ma non si capisce! Ognuno di noi farebbe piacere! Ah, oh, bravo, i figli pure, il parente pure. Anzi, fate una cosa, sconcentratevi pure con me, così si forma la catena da. Però poi ci fu la mia smentita. Guardate che però a me fu possibile resuscitare Isidoro qua presente, perché tutti quanti insieme a me lo volevano vivo, ma la verità qua vedo un dire molle che mi lega le braccia, che non mi persuade. Non ho capito. Signor, ditemelo chiaramente, io questo lo devo sapere. La morte di vostro marito è stata per voi un lutto, sì o no? Chi ha zappato la terra come l'ho zappata io? Conosce l'ingratitudine della tempesta e della siccità. Ma benedetto la luce della terra, ma perché si devono fare le cose contro la natura? Da che mondo il mondo è morto, è sempre stata morta e non hai guardato in faccia nessuno. Gaetano se n'è andato nella gloria del Signore, è santo no? Ma voi... Ma con quale diritto venite a dire una vedova che si è già rassegnata al dolore? Ho una famiglia che si è già preparata la coscienza per il grande funerale di domani. Io lo faccio alzare, lo faccio mangiare. Chi sa che ci fai ballare? Ah, fai ballare! Fai ballare adesso! E adesso poi ci sta la vedova e deve decidere lei se fare o non fare questi triati. Nel mio canto è un grande sacrilegio contro la religione. E si vede domani un parrucchiano, non penso che fa un scherzo, sorgi Lazzaro. Amici, io sto qua stasera per rispettare l'impegno del contratto. Cosa? Un contratto. Un contratto? Ma quale contratto? Il contratto morale.
che vostro marito 2 anni fa, sì, 2 anni fa, venne da me a firmarmi spontaneamente, con il quale io mi impegno di farlo ritornare in vita senza scopo di lucro subito dopo la sua morte. La firma di vostro marito la riconoscete? Gesù. Ecco qua. Il diritto di presentarmi qua, tanto per rispondere a lui, me l'ha data Gaetano Trocina in persona alla firma del contratto e alla sottoscrizione anche di quest'altro documento. Cara Silvia, porta a tua conoscenza e a quella dei figli miei, Carmiluccio e Palmira, che il signor Geronta Sebezio è stato da me autorizzato a presentarsi in casa nostra subito dopo la mia morte per farmi resuscitare. Non ha voluto nessuna somma di denaro per questa sua prestazione, non vuole niente nemmeno dopo l'intervento. Ricevetelo com'è dovere e con tutti i riguardi. E appena mi alzo dal letto di morte facciamo 10 giorni di tavolata a mare, un giorno e notte, mangiando e bevendo, Geronta Sebezio in testa, tu, io, Carmiluccio e Palmira, tuo marito Gaetano Trocina. Sai leggere? E leva ta miez. A me non mi ha messo. A te ti ha messo dentro l'altra lettera che è legata a tua mamma. A te ti chiamo Carogne, e Carogne sì. E come si chiama, si lascia male quando è più ufficiale di sanità. Ma ti è andata la città questa è quando lui per far tornare in vita a te. E questa parlata di sangue legge con ogni campanile. Io ho detto quello che parte dal cuore. Dal cuore. E tengo pure il diritto di parlare, perché Gaetano siamo figli a 3 fratelli e portiamo lo stesso cognome. E ci ha lasciato la disponibilità. Il terzo. E i cavalli devono tornare in pastà e il grano nel letto. Adesso che deve decidere la vera. E decido io. Levatami! Giuseppe! Solo risposta! Siete sicuri che questa è di venire? Se mi aiutate vi consiglio di lasciare per il vostro marito un po'. Io me ne vado là fuori, perché non voglio restare presente! E se lo fate resuscita! Tu perdi la disponibilità, deve essere di nuovo in mezzo alla fuori! Io non perdo niente, perché a caso come li fa donne, io la faccio direttamente a Gaetano Croce. Il testamento sta depositato nelle mani del notaio. E perché è scritto? Ma avanti! È scritto, e se tanti mi deve sostenere tutto quello che gli faceva piacere di fare prima della morte. E se no che siete morti qui! La causa non la può fare. Ovvi! Tornate in vita Gaetano, il testamento è nulla. Ah, e questo è necessario. Allora, siamo pronti, su, concentratevi bene. Vedete qua. Gaetano! Signor Sebezio! Aspettate un momento. Ma la dobbiamo fare subito questa cosa. Subito? No, il tempo c'è, sì. No, sapete com'è? Quelli ci sta tutta la stanza di sotto. Vorrei mettere La metterete in ordine dopo, no? Se è trattato di un momento di trambusto, anche lui capirà che vi siete trovate in confusione. Fate una cosa. Concentratevi. Aspettate un momento, ma dovete sapere che quella se si alza per tutti i cassetti aperti non trova più tutta la roba sua. E chi ne vuole carattere che te, che invece di venire a festina, la fanno ammazzare. Ma ci dire che fa mai se va resuscita a me. Hai capito? Fammi, vieni qua. Almeno tu vai dietro ai limoni, non al secondo, ma al terzo filato. Oh, baby. Hai capito? Sapete com'è? Per il fatto che stanotte le finestre dovevano stare aperte. Bene. Io ho preso tutta la roba e l'ho portata in camera mia. Eppure il fucile l'ho portato in camera mia. Avete fatto bene, per carità. Aspetta, per il fatto che domani ci deve stare il funerale. Gente che sapete chi viene, chi vuole bene e chi vuole male. Giustamente. Io ho preso tutti gli oggetti, tutta la, i soldi e l'ho nascosto in camera mia. Avete fatto bene. Andiamo gente, cammino via. Facciamo subito subito. Io se pensi una mano. Sì, Isidro. Facciamo una cosa veloce, fai tutti i fatti per te. No. Grazie, Isidro.
dispiace, ma io l'impegno che ho preso con vostro cugino lo devo mantenere. Voi procedete per i fatti vostri, procedete per i fatti. Mi sono bastati 5 minuti per capire che qua l'unica persona pulita sei tu. Si fanno gli ufo che mi scappiate vendo, ci sporchi tutto quanto lato mi sentire. Io la fame non la voglio faccio. La fame è una brutta bestia. E io l'ho sofferta assai durante la mia vita tripolata. Ti vorrei aiutare. Voi mi potete aiutare solamente se lasciate stare le cose come stanno. In che senso? La morte è sacro e non si torna. No, 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 mi dispiace, ma io l'impegno che ho preso con tuo cugino lo devo mantenere. Ma mettiamo che la cosa riesce. Voi avete mantenuto l'impegno e vado a finire in mezzo a una vina d'oro. Stracciato contratto. Distruggita la dichiarazione che avete fatto a Gaetano e mi impegno, vi faccio io una dichiarazione e mi impegno a darvi più della metà di quello che mi spetta. Perché mi ferisci? Cosa vuoi? Mi hai ferito. Il sangue che vedrai scorgere dal mio cuore dopo che l'avrai spaccato in due con l'arma della corruzione è il tuo stesso sangue, fratello. Il tuo caso non lo potrai risolvere con il denaro. Io non ho mai chiesto un soldo per questa mia prestazione, né prima né dopo. Ma se la cosa riesce! Non ne capite niente. La causa riesce o non riesce, tu in mezzo alla strada ci vai lo stesso. Oh, Non è il ritorno in vita di Gaetano che ti deve impressionare. Quando è tornato in vita Gaetano ci parlo io. Allora lui pure per la gioia del momento sarà dolce e magnanimo con te. Capisci? Il guaio vero è che se Gaetano rimane lì morto, Giacomino, io ho capito come la pensano gli eredi. Questi difficilmente ti lasciano la terza parte disponibile dell'eredità che ti ha lasciato tuo cugino. Questi ti fanno causa. Danne lì! Ha detto che la faccia verde cammino. Ha detto che fanno quella cosa di legge che ferma tutto. Impugnano il testamento. No! Impugnano il testamento. Impugnano il testamento. Ma io mi difenderò. E che fai? Metto l'avvocato. Cioè, metto l'avvocato. L'altro viaggio lo dobbiamo fare per forza. Io non lo penso. Questa valigia! Ma lì, dì che dove stava il chiodo, prendi di nuovo il fucile dove stava prima! Metti l'avvocato, è facile a dirsi, prima di tutto l'avvocato ti chiede un forte anticipo, tu soldi ne tieni? Manca la lira! I soldi per l'avvocato te li do io, fratello. Sì, però è quello che mi chiedi, tu me lo chiedi e io te lo do. Grazie! Mi vuole restituisco l'altro? Perché mi ferisci? Ragione. Mi hai ferito un'altra volta, mi hai dato una frustata, mi hai colpito. Ma ti perdono. Ti perdono perché l'hai fatto senza volerlo. Quanto male t'hanno fatto, fratello prediletto, e come ha scosso il tuo cuore l'ingiustizia che da quando nacque il mondo fu seminata sulla terra dagli abiti e dagli oppressori. Non ho detto che il denaro te lo voglio prestare, fratello mio prediletto. Io ho detto che te lo voglio dare il denaro. Tu non ci hai creduto. No. Ma perché non ci credi? Ci credo. Tu metti in dubbio. Ma così, ci credo. Ma ci credo ancora di più quando me li dai, no? Oh, mamma mia, e pomo. Ma sai che significa una causa civile per divergenze testamentarie? Si rimanda a pelle contro appello, tassazione, massimo 10 anni, 20, 30, 40, 50, 80, 90. Quando poi la causa è andata in decisione e l'hai perduta, perché questa è causa perduta, l'hai perduta in patente. Che succede? Che le cifre della causa arrivano a quantità astronomiche. Tu ti trovi nell'impossibilità di pagare e finisci in galera. Hai detto che soldi me li dai tu? Wow, non ci vuole credere! No, ma perché non ci credi? Ma così ci credi? Ci credi? Ci credi? Ma io posso morire? No, adesso sì, perché no? Sentendo, no, mamma, perché io, a funne i mara pozzi, no. Chi me che mi fa ritornare in vita per pagare le spese di giudizio a te? Mamma mia, mi sto tutta sudata. E allora? Scusa se te lo dico, ma proprio per la tua buona fede, fratello mio prediletto, ti sei regolato molto male proprio nei confronti del tuo benefattore Gaetano Trotti. Io? Abbi pazienza. Scusa, lui ti lascia la terza parte disponibile. E che fai? Tu non hai permesso che gli eredi familiari aprissero i mobili, prendessero i gioielli, i danari, tutto quello che c'era in casa senza cercare di evitare l'abuso. È normale. Io con Gaetano ha chiuso l'occhio e si sono buttati tutti dentro ai mobili, la vita lo faceva a chiaro foto di più. E tu zitta. Per forza, che diritto te? Mi capite niente, il diritto te l'ha dato proprio Gaetano Trocini in persona quando ti ha detto che tu la terza parte disponibile dell'eredità era tua. Un terzo di tutte l'asse ereditario è roba tua. Vedi quel tavolo? Squappo, un terzo è roba tua. Per esempio, quanti ne fa?
Quanti piatti ci sono in casa? 300 piatti? 100 piatti sono i tuoi? Da via 100 piatti te ne hai? Che ne so. Quante sedie ci stanno? 90 sedie? 30 sedie sono le tue? Che ne so, è così con le terre, con i terreni, i danari, i gioielli, i vestiti, tutto. Fortunatamente, la tessitiera che stanno mettendo tutto a posto. Ma affittiamo casa, che Gaetano Trocina si alzava dal letto e non trovava la solita roba dove l'aveva lasciato. Con chi sarebbe? Sapeva tutti. Ma è giù. Dice, ma io ti benefico e tu non ti preoccupi di fare un inventario di tutta la roba che c'è in casa, non ti preoccupi di sorvegliare la roba, di, che ne so, di chiamare un pretore, per far mettere i sigilli ai mobili, che ne so. Il pretore a quest'ora sta a casa. 10 minuti ci vogliono per arrivare in piazza, tu il certificato di morte ce l'hai, no? Sta qua, c'ho pure il testamento. Tu 10 minuti ci arrivi, a quest'ora Don Salvatore fuma, sta in due caffè, due agenti di polizia si trovano. Questa è l'ultima notte, abbiamo messo tutto a posto. Danilo! Io non voglio restare presente quando fate quella cosa per far tornare in vita che dà. Non ti preoccupare, la tua presenza non è necessaria. Mi sento un po' frastornato, sbattuto da tutto quello che è successo oggi. Mi è venuto mal di testa, mi sono andato a prendere un poco d'aria. È naturale, una passeggiata ti mette a pan. Speriamo, hai proprio ragione, fratello mio. Le cause sono lunghe e non si sa mai come vanno a finire. Chi tiene santi va in paradiso e la gente cattiva i santi, sai a due te? Da cacciaflor. Proprio così. Lascia stare le cause, se no ti arrabbi ogni maniera. Fratello! Comandami. Ti vorrei cercare un piacere. Dimmi, fratello. Per far tornare in vita pietà, quanto tempo ci vuole? Dipende dal clima che significa durante l'intervento, certe volte non bastano 2 ore. Ma sta tranquillo che a prima di mezz'ora il fenomeno non si avverte. Allora è meglio che vado subito. Addio, fratello! Addio, fratello! Signor pezzo e pezzo, siamo pronti, abbiamo finito! Bene, signora, bene! Pici, ti vanno lì! Molto bene! Però mo che hai finito, il mazzo di chiavi lo metti di nuovo dentro la tasca del pantalone, l'anello, il braccialetto e tutto quello che ci stava, sopra il comodino vicino al letto. Mamma mia, questo deve essere un quintale. E fatemi andare a questo bravo, che sta a fare? Mamma mia, signor Cepetti, e che siete? Saranno stati fagioli con la pasta. È naturale. Giacomino! No, Giacomino è andato a prendere un po' d'aria, è andato a fare 4 passi, non si sentiva bene. Camillo! Oh! Hai seduto? Braga, sei stato messo a posto. Hai seduto? No, peggio. Giacomino è andato a prendere aria. Hai capito che ho fatto se non te male pure visto? È naturale, la sua presenza avrebbe scaricato una forza negativa che poteva compromettere l'intervento. Alla fine della riuscita dell'intervento è stata meglio che Giacomino se n'è andato. La catena tra noi si determina subito. Su. La catena? Ma quale catena? La catena d'amore. Ah. Vede, fanno i viti visti. Va già. E i luoghi non ti hanno mette. Bene, bravi, bravi. 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 Dipende tutto da voi. La corrente elettrica siete voi, e io sono il filo attraverso il quale passa la corrente. Per rimuovere al nuovo palpito quel cuore in attesa, il mio grido deve trovare in questo momento nei vostri cuori, in questo momento straziati per la perdita del marito e del padre, l'essenza dell'amore puro, vero, autentico, cioè, come devo dire, un amore per vostro marito, che ne so, disinteressato, eh? Il momento è favorito, su, vieni, vieni, abbraccia a mamma, da tutto. Così, ti metti pure qua a spalla, destra, sentitevi destra, destra, destra. Bene, perfetto, così. No, bravo, bravo. Mamma. Mi vedete? Cercate di richiamare ai vostri cuori tutti i momenti più felici, più lieti, più spensierati, più gioiosi che avete passato con vostro marito e con vostro padre dal giorno del matrimonio fino a questo momento. A voi è un rito. Mi raccomando, cercate di pensare a tutto il bene che gli avete voluto. Mi raccomando.
Poi tu metti che quello essendo rigido dopo tanto tempo che ho fatto, subito lo mantieni perché si può sentire male e può cadere. Va bene. Prestate attenzione. Esiste, se no, ma vabbè, è presto spiegato, sapete com'è? Perché il vostro marito, in vita, avendo riconosciuto falso il vostro amore per lui, da morto vuole avere la certezza di essersi sbagliata prima di ritornare in seno alla propria famiglia. È come quei bambini che una volta che sono caduti, per cadere una seconda volta non vogliono più camminare, ma noi lo faremo camminare noi, malgrado... qualcosa nell'aria che non va, che aiutatemi anche voi, concentratevi bene, che cosa... Ma io mi sono concentrato! Capito, ma in cosa? Questo è il punto. Il mio grido in questo momento, invece che incontrare amore nei vostri cuori, incontra rancore, rancore, io lo devo dire, incontra rancore che non... Pazzo! Come fa forza? Ma sì. Pazzo! E più pensa al testamento che ha fatto, e più la lavoro male più finello, che è scusato! Vabbè, allora se stiamo così, signora mia, è inutile. Siete voi che non avete interesse di far ritornare in vita vostro marito. No, che l'interesse mi ci sta. Per l'eredità di Giacomino. Da una parte l'eredità di Giacomino, e dall'altra parte che sta schifoso, che si doveva sposare, si Gaetano rimane morto la zena. Il matrimonio si deve mettere a lutto, e dopo, perché chi non si sposa, e vai che se ne scappa, ma si mette alla ballata se! Hai detto ma sei infedele! Meglio morto che la vergogna in casa nostra. Quando è vero che mi chiamo Carmiluccio Croce. Che succede? Non scappavo che in un momento, di chi? Svergognato di me! Ma che succede qua? Che succede? Succede che ce la portiamo con l'avanza a questa schifosa incinta di 3 mesi. Schifosa! Vinta da spalla sta Chi ma la chiave! Ma che? Siete uomini o siete belve? E che miseria! E va bene, la ragazza ha sbagliato, ma con l'amore, si può aggiustare tutto, signora mia. In questo momento voi dovete pensare a Gaetano, a lui dovete pensare. È proprio quando pensa a lui. Ma guarda, ma chi me l'ha vista male l'amore con Gaetano? Il matrimonio mi con Gaetano è stuzzato solo guai, disperazione! Guai, è troppo guai! Entra, Don Salvatore! Buonasera! Don Salvatore, che sto? Per mettere i sigilli non c'è orario. I sigilli? Giacomo! Don Salvatore, cominciamo da questa stanza, poi passiamo a prima! Signor Sebenze, voi non dite niente! È un affare che non riguarda me, e tanto meno non devi impressionare voi. Mettimi i sigilli.
voi vi concentrate, si forma la catena d'amore, Gaetano Trocin si alza da letto e se le mie sigine un'altra volta. In questo momento voi dovete pensare a lui, a lui dovete pensare. Vieni qua, punto mangiano, vieni qua. Cercate di concentrarvi. Vi chiamate ai vostri cuori tutto l'amore che gli avete voluto. Concentratevi bene. Voi quando siete pronti me lo dite, eh? E io lancio il grido. Siete pronti? Gaetano Trocina! Cianto, contadini, mediatori. Scostumare, rivali, gente senza rispetto. Ma quando è stato? Quando tu denunziato gli stavate inviando la pagnettella con la forchetta, ci stavate mettendo il sale e a me già me l'aveva notata. A un certo punto mi sono sentita tirare il braccio da un signore anziano, scamiciato, scalzo. Mi ha tirato e mi ha detto,
Il vino te lo faccio prendere io. Oh, che ne so, papiglia sordi, vino non ne voglio. Lui mi ha girato e mi ha detto, cammina, un bicchiere di vino ci vuole. E mi ha portato per un viale all'oscuro dietro certi alberi di limone. E non hai visto chi ero? Ma io stavo, ero nuovo, capelli bianchi. Ma che ha fatto, si può sapere? Che ha fatto, non si ha. Si è mostrato in una posizione scandalosa. Che schifoso. Per scappare mi stavo aspettando una gamba. E meno male che era un viale all'oscuro. Cioè lui non viene, non si ha. Io non voglio parlare. Ma te pare normale, come te la vai con ciò? In città non mi guarderebbe nessuno. È questo che è un pezzo di vedente. E mamma, io ce l'abbiamo. Aspetta, non mi posso accompagnare a casa e volevo dare un saluto al signor Sebezzi. E perché? Asci. Isidò, il signor Sebezzi non ci sta. No, è andato a Napoli a trovare la signora sorella sua perché non si sentiva troppo bene. Ma se aspettate mentre sta qua, perché mi ha chiamato con dicendo che si metteva nell'automobile e veniva. Va bene, allora facciamo così. Io ora devo andare a telefonare a sorella perché qua mi devono mandare una decina di agenti di rinforzo. Perché abbiamo la festa, finisce la festa, il vino lavora e cominciano a risalire a galla le vecchie discussioni, i vecchi interessi, tu tieni e corne e tieni tu! È una vendita di queste persone, sicuro! Li abbiamo fatto tra la camera di sicurezza e il pronto soccorso. Come te vado a telefonare, i tutti da capo, i cinesi no, lì, tutti da là, così nel frattempo a finire che viene sempre. Oh, saluto! E ci siamo, non ci metto il mio vicino a Venezia, quella di là si vede bene la festa. Ma non ci la faccia! A chi mi devo uccidere? Venite. Voi avete visto la sposa? In chiesa. Ma da stamattina si è cambiata d'abito, se ne è cambiata tre. E mo Napoleone fa ballare pure la sposa, venite. Ehi, ma chi è che sta scusa? Quella che vesti da rosa. Quella cosa brutta là. Quella. Ah. Sei interessato, ma tu vedi che è vecchio. Salute. Buonasera. Buonasera. Come? Ui, Brigida! Come sei cresciuto? Ti ho conosciuto che eri piccola così. Vincenzo dove sta? È andato a fare una telefonata a Sorrento. Bene. Adesso torna per salutarvi e per accompagnarci a casa. La signora sorella come sta? Quale sorella? Come quale sorella? La signora Matilde. Ah sì, no, la signora Matilde. È stata una leggera indisposizione. Mi ha trattenuto a pranzo là, io perciò ho fatto tardi. Ci sei il signor Lanciano. Ah sì, vedo. Lanciano, salute! Servo! State aspettando da me, è da un'oretta, ma non ha importanza. Mi perdonerete, io ho fatto tardi pure per il traffico, ci sono novità. Buone. Se avete 5 minuti mi metto al corrente su tutto. Vigili, è meglio che ci andiamo, lasciami libertà, signor Sebezzi, vieni. Ma io abbasso, non ci scendo. 5 minuti. Fate pure, state in casa vostra. Isidò, chiudi il finestro, c'è troppa confusione. Va bene. Bellezza. Andate. Panciana. Ehi, signor Sebezzi, per il bene che mi avete fatto in passato e per quello che state facendo e che farete in avvenire per me e per la mia famiglia, vi dovrei fare una statua d'oro. Me l'avete detto già molte volte, ma io vi ho sempre ripetuto che non dovete sentire nessun debito di riconoscenza nei miei confronti. Quello che faccio, lo faccio e mi viene ripagato ampiamente dalla gioia che provo nell'agevolare un amico sincero che stimo e che voglio bene veramente. E io vi ringrazio, signor Sebezzi. Quello che mi dite mi fa bene al cuore e mi commuove. Mi commuove perché a volte penso, chissà perché il signor Sebezzi mi ha preso tanto in simpatia. Quali meriti eccezionali trova in me. Signor Sebezzi, a me non mi vuole bene nessuno. Non avete amici. Per carità, forse perché mi faccio i fatti miei. Tiro l'acqua al mio mulino, non mi apro, loro dicono che sono un orso. Che consulto il bollettino dei fallimenti, che compro le vendite in tribunale con la cannella e che vuoi dire? Ognuno ha il suo sistema di vite, mi dovete credere, mi odiano. E io perciò vi voglio bene. La gente vi odia, a me mi intenerite. Siete un uomo straordinario, signor Sebezzi. Lasciamo stare i complimenti e veniamo a noi. Sì. Con gli eredi Procina avete chiuso, no? Tutto a posto. Ma che mi hanno fatto passare? Zotici, buzzurri, gente primitiva, un dito in valute. Io cercavo di spiegare come stavano le cose e più diventavano guardinghi e diffidenti, gente cattiva, signor Sebezzi. Quella famiglia si capisce che Gaetano Trocino doveva morire di infarto. E come avreste potuto resuscitarlo? Lui aveva rispettato tutti gli articoli del contratto e poteva confidare nella riuscita del mio intervento, ma non poteva resuscitare perché amore in famiglia non ce n'era. Ma quale amore? Quelli sono tre selvaggi. Come avete chiuso con loro? Ecco, dopo gli accertamenti catastali e ipotecari, l'asse ereditario del FUG Gaetano Trocino raggiunge un valore accertato di 900 milioni. La buon'anima ha guadagnato lautamente facendo l'agricoltore prima e il costruttore dopo.
Andiamo avanti. Il miliardo si supera e si raggiunge il miliardo e mezzo se si sommano i buoni che sono al portatore che sono stati trovati nella cassetta di ferro, quella, insomma, quella... Quella sotto al letto. Esatto, quella, sì, sotto al letto. La cassetta di ferro. Esatto. Sì. Ora, la parte spettante a quel parente, come si chiama? Quello che fece Giacomo, Giacomino Troci. La parte spettante di questo Giacomino sarebbe di 400 milioni, ma deve pagare la tassa di successione. Eh beh, ma sui buoni del tesoro al portatore, esatto, che sono stati trovati, no, esatto, però... Esatto, esatto, quelli sono esenti, qualunque tassa, presente, futura e di successione. E questa è stata la fortuna. Certo che è strano però, signor Gerunda, è strano che ogni volta che vi degnate di farmi fare un affaruccio del genere, i buoni del tesoro si trovano sempre. Già... È stata una fortuna, vi dicevo, perché solo così ho potuto dimostrare agli eredi che possono disporre della loro proprietà come meglio preferiscono. Certo, liquidando per prima Giacomino Troci. E hanno accettato. Dopo 18 camicie che mi hanno fatto sudare e dopo essersi informati minuziosamente per conto loro, non vi dico come stanno avvelenati contro i loro parenti. Dalla sera che fece mettere i sigilli non l'hanno potuto più vedere. Carmeluccio cammina con la rivoltella in tasca, ha detto che dopo lo incontra gli spara. Andiamo avanti. Ho fatto le cose a dovere. Sì. Gli eredi hanno potuto prelevare dalla cassetta di ferro i 300 milioni in buoni del tesoro e li hanno consegnati nelle mani di un notaio, il quale potrà liberare la somma solamente dietro presenza scritta dell'atto di rinunzia. Ora, chiunque, voi, io, vada a questo notaio, presenta l'atto di rinunzia e ritira i 300 milioni. Quindi Giacomino sta a posto, no? A posto. Troppo a posto. In che senso troppo? Eh sì, troppo. Signor Sepezzi, voi sapete la stima che ho nei vostri confronti e so quale fortuna ha avuto questo Giacomino nel capitare nelle vostre mani. I soldi che devo anticipare, i 300 milioni, e che stanno qua nella valigetta, ma voi sarete capaci di prendere tutta la somma e di darla a Giacomino Troci? E gliela do perché gli spetta. Lasciamo stare se gli spetta o no, se la merito o meno, scusate se ve lo dico, ma agendo in questo modo commettereste un'ingiustizia non solo ai danni miei, ma anche ai danni vostri. Una piccola intesa, fra me e voi. No, Lanciano, state sbagliando. E vi dico in tutta sincerità che questo mostro vostro di agire sta diventando il punto nero della nostra amicizia. Non è la prima volta che cercate di corrompermi. In quello che io faccio non c'è speculazione. Io non voglio e non accetto una lira né prima né dopo. E lo sapete benissimo. Difendo gli interessi di chiunque, difendo gli interessi di Giacomino Troci e nei limiti del possibile difendo pure i vostri. Giacomino Troci non vuole partire domani mattina per l'Argentina, tiene un biglietto in tasca, vuole partire con i soldi in tasca. Se voi siete disposti ad anticipargli i 300 milioni e aspettate il tempo che ci vuole per la registrazione all'atto di rinunzia dell'eredità, 4-5 giorni al massimo, Lanciano, quello vi riconosce un premio di 5 milioni. 5 milioni? E ve li dà anticipati. Dove stanno i soldi che avete portato? Nella valigetta. Oh, allora, mettiamo i soldi qua sopra. Facciamo pure prima, forza. Pensateci bene. Conoscete la mia natura. Se poi i 300 milioni vi sembrano pochi, fate una cosa, rinunciate benissimamente all'affare. Vuol dire che, odeste a parte, i 300 milioni a Giacomino glieli anticipo io. E siccome non chiedo compenso, vuol dire che Giacomino risparmierà pure i 5 milioni che io volevo far guadagnare a voi. Ma signor Sepezzi, con questa parola ci mantengo la famiglia. Ho capito, ma ci penso più io alla vostra famiglia che voi. Ma lanciamo. Non dovete esagerare. Voi vi dovete accontentare di poco e spesso. Dimmi i soldi a canto. Forza. Pensando che potevate essere un pochettino più elastico, ho portato 200 milioni in buoni nel tesoro e il restante 100 in contanti. Avete fatto il cattivo pensiero. Se entravate in merito alla mia proposta, potevate staccare una cifra dalla somma. Non sono entrati in merito. Dimmi i soldi a canto. I 200 milioni in buoni nel tesoro. Questi sono 200 in buoni del tesoro al portatore. Uno. E uno. Due. Due. Tre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pacchi da 10 milioni l'uno fanno giusto 100 milioni e 200 in buoni del tesoro al portatore sono 300 milioni. Questi sono i 5 milioni che vi ha promesso Giacomino Troci, pagamento anticipato come vi avevo promesso. Io mi sono obbligatissimo e vi ringrazio. E mi volete dare la valigetta? Giacomini, sotto come si può? Ma la valigetta è mia! Ho capito, ne comprate un'altra! Ma devo fare la spesa pure della valigetta! Non è quando ci può accattare la valigetta! Un momento! Ma... Yeah. Stanno 10.000 lire accattata la valigetta!
vergogna. Ma almeno questi 10.000 lire non ce li rimettete voi. Fatevele dare a Giacomino. Mi dovete credere, Lanciano, sta 10.000 lire in tasca mi pesava. Non c'è che dire, siete un uomo straordinario. Non ho capito, ma vi sentite così attaccato al denaro? Non riesco a rendere conto di come per voi non conti nulla. Signor Sebezzo, per me il denaro è come la canfora per l'ammalato di cuore. Si vede da come lo dite che vi brillano gli occhi quando ne parlate. Fatemi guadagnare qualche altro milioncino. Non ve lo prometto, però se vi posso accontentare e posso spendere una parola in vostro aiuto, sarò contento di farlo. Grazie, grazie. Ce l'ho. Sta Giacomino Trocini e dice c'è appuntamento con te. Giacomino, lo facciamo entrare? Direi di sì. E se riuscisse a avere altri 2 o 3 milioni, questo accorto di soldi è un miserabile, credete a me, se vede il denaro. Ci volete parlare voi? Con me diventerebbe diffidente. Quello è peggio dei parenti suoi, non c'ho grande confidenza, ecco. Dunque, l'atto di rinuncia all'eredità dove sta? Ecco. Qua. Questo è l'atto di rinuncia all'eredità in 3 copie. Sì, sì, che deve firmare Giacomo Trocini. Sì. Perfetto. Mettetevi là nella stanza. Vi chiamo io, non uscite fin quando non vi chiamo. Vi mettete alla festa a guardare alla finestra. Scusa, c'è quella signora che è venuta con te. Ha detto che se ne deve andare di fretta perché se il marito giù con l'automobile che l'aspetta. No, devi aspettare. Mitte da Nazzo Cancello non la fa passare responsabilità tua. No, mette da Nazzo Cancello non la faccio passare. Vai, falla passare. Vai. Giacomino, ca' fratello. Buonasera. Prendi lei. Che sta, Giacomino, che è? Tiene una brutta faccia. Che è? Cioè che sono nato sfortunato. Ma ce l'hai con me, fratello prediletto? No, non ce l'ho con te, fratello. No, perché? Ma con la sventura che mi perseguite da quando sono nato. Ma se non apprezzi la gioia reciproca che ci ha dato il nostro incontro, vuol dire che vuoi coinvolgere anche me nella sventura di che ti perseguite, di che ti lamenti, fratello mio prediletto? Ma come? Un'eredità di milioni e milioni che si riduce alla schifezza. Alludi alla tassa di successione. Una cosa esagerata. La legge ritiene che il grado di parentela tra cugini non è come quello tra padre e figlia, e allora la tassa è alta. Io te l'avevo detto. Tu non mi volevi credere, meno male che te ne sei convinto, Giacomino. Meno male. Puro parrocchiano, hai la stessa cosa. Ti sei informato dal parrocchiano, fratello? Mi sono trovato parlando. No, è poi come. E pure un notaio, hai la stessa cosa. Ti sei confrontato pure dal notaio, fratello? Mi sono trovato parlando. Non c'è niente da fare, Giacomino, non c'è niente da fare. Il testamento è pubblico e non puoi sfuggire in nessun modo alla legge. Se tu decidi di accettare l'eredità dei 300 milioni che ti spettano, devi pagare 275 milioni di tassa di successione, più il 2% di trascrizione, più l'1% al catasto. Ma no, ma quanto do? Momento, aspetta, fratello mio, aspetta. Dopo che hai pagato i 275 milioni di successione, più la trascrizione, più il catasto, attenzione, sì e no, ma papà surama, ma papà spremmara, dei 300 milioni di restano 10-11 milioni. Ma no! Momento, mi sta schiavo! Aspetta, fratello, aspetta! Ma che aspetta, che si fanno a fare fottere pure 10 milioni che sono arrivati! No, non ti confondere! Non ti confondere! Ci sono i 100 milioni in buoni del tesoro al portatore che quelli sono esenti da qualsiasi tassa, presente, futura e di successione. E tu li vuoi mettere con l'eredità che avevo avuto? Ma me, fammi parlare! Se tu decidi di non accettare l'eredità, sentiamo pure, Giacomo, tu non l'accetti l'eredità. Dice, pare che non la voglio. No. Allora gli eredi che fanno? Ti riconoscono una liquidazione in contanti e ti offrono 100 milioni in buoni del tesoro al portatore e 1, 2, 3, 4 e basta. 4 pacchi da 10 milioni l'uno che fanno giusto 40 milioni che stanno qua. Se tu decidi di accettare e firmare questo foglio, vedi? Questo è l'atto di rinuncia all'eredità. Ma poi, se tu firmi questo foglio, gli eredi li conoscono una liquidazione e ti dà 100 in buoni del tesoro al portatore e 10 pacchi da 4, 40 milioni. 140 milioni.
questo ha potuto fare per te il tuo amico, fratello, servo, devoto, Geronta Sebenzio. Non mi possono dare qualche altra cosa? No, 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 non sperare, no, no, no. Prenderanno una brutta mazzolata, si accolleranno tutte le tasse loro, ce l'hai meglio tu. Guarda che però, Giacomini, tu se decidi di accettare questi 140 milioni, tu non devi andare in giro che hai detto che hai fatto questa cosa, questa è contro legge, tu vai in galera. Ma chi può? C'è un biglietto fatto per l'agente di parto domani. Questo devi fare, questo devi fare. Se non ti legarmi lo c'hai, ti caro, di conto ti sparo. No, no. Che vuoi fare? Vuoi firmare? I soldi me li dà! Che è questo momento? Ha già cattato pure la valigia! La valigia! 10.000! 10.000! Ecco! Qua! E pinghi e te! Qua! E un! E due! E tre! E quattro! Sono 40 milioni! E qua sono i 100 in buoni del tesoro al portatore e se devi vai a cagnare! 140 milioni! Che buono! Fammi firmare! D'oro? Comandi? Fai entrare in nuova. Va bene. Buonasera, buonasera. Sono andato con il clacson, sono uscito un po' di volte per dirgli di farsi entrare. Ma mi dispiace che io vi ho fatto aspettare più del previsto, però se vostro marito vuole andare via, io dopo vi accompagno con la macchina fino a Sorrento. No, non mi preoccupate, vado via con lui. Ah, e il timbro l'avete portato? Certo, se no che facevamo? Timbro, cuscinetto, ho portato tutto. Bene, 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 bene. Questo è l'atto di rinuncia all'eredità in tre copie in carta bollata, vedete se sta bene. L'anno 1967, il giorno 6 del mese di luglio, davanti a 1867 Angelica, eccetera, eccetera, nei collegi uniti di Sorrento, nel 60 testimoni, ecco, fa il signor Trocina Giacomo, chi è? È lui, è lui. Salve! Non leva la mano a niente. Bene, bene. Che è? Ma la signora è notata. Perché ti dispiace? No, 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 perché non sta zitto. La signora, il notaio, tornando da Napoli, io sono passato per lo studio a Sorrento e ho pregato la signora, il notaio, di venire qua, capisci? In modo tale che autentica l'atto di rinuncia in tre minuti, la partita è chiusa e tutto qua. La fotografia me l'hai buttata. È grande, non lasciate via. È grande, ho fatto come mi hai detto tu. Aspettate, poi venga da Napoli. Ce la faccio! Questo è stato redatto da un vostro collega, vedete se sta bene. Perfetto, perfetto, adesso lo autentico ve lo consegno. E per la registrazione invece? Beh, per 5-6 giorni ci vogliono. Ho capito. No, vabbè, quella Giacomino questa sera interessava avere l'atto autenticato. Tutto qui, non mi interessava altro. Ecco, ecco qua, ecco qua. Bravo, 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 bravo. La guardiamo dopo. Vieni qua, vieni qua. Non ti distare, vieni qua. L'atto è perfetto. Adesso facciamo presto, dammi il documento. Sì, il documento. Ma non fa perdere tempo al notaio. Arrodino il documento. Stammi a sentire e non ti distrarre. No, no, no. Capito? No, no. L'anno 1967, il giorno 6 del mese di luglio, davanti a me il dottor Castelli Angelica, notaio iscritto nei collegi riuniti di Sorrento, senza assistenza dei testimoni, per avere il comparente rinunziato con il mio consenso, è comparso il signor Trocina Giacomo, nato a Caivano, provincia di Napoli, 3-3-1920, residente a Monticchio. Monticchio, dove sta lui? Il comparente dichiara di rinunciare all'eredità in suo favore, disposta con testamento pubblico in data 24 maggio 1965, pubblicato con verbale del notaio Strafino Arturo per successione del signor Trocina Gaetano. Gaetano, che le capisce, parla, fa tutto. Per successione del signor Trocina Gaetano, richiesto io, notaio, ricevo questo atto del quale prima della firma ho dato lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva per ogni pezzo di legge. Adesso firma. Perfetto, metti una firma qua. Timbrare. Qua, metti un'altra firma. Timbro. Sono tre firme. Metti un'altra firma. L'autenticato lo lascia voi, gli altri due per le registrazioni me li porto io, vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie e mille signora, dai, poi per il compenso passo io per il vostro studio. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. Accompagna la dottoressa. Grazie. Thank you.
140 milioni sono tuoi. A tu so. Apri e fammi vedere un altro. Adalo. Consolati. Sono contento. Sono contento perché... perché ti ho rimesso al mondo. Mi hai salvato! Ti ho ridata la vita. Che cos'è un uomo senza danaro? È un corpo senza anima. Un morto. E tu morto eri. Un morto che camminava però. Un morto di fa. E tu mi hai fatto resuscitare. Bravo. Questa è la parola d'arte. Ti ho resuscitato. La fotografia me l'hai buttata? Oh, è grande! No, è bello! Ma mi hai detto tu? Mi pare un ricordo tu in casa! Guarda! Sei tanto simpatico! Vieni! Guarda! Questa l'hai fatta fare! L'ho fatta fare lì! È venuto bene! Quanto sei bello! Mi sono messo in croce come hai detto tu! È venuto proprio come se un bingo ed ecco! Guarda! Sei proprio forte! No, però, due parole di dedica me le devi scrivere, però. No, una grande conferenza, no? Ti aiuti io! Tronca, meglio a me! No, a te! Com'è? Ha spiegato il nuovo tanto! Scrivere a mio fratello Geronimo. A mio fratello? io voglio mettere che mi hai salvato, voglio mettere che mi hai ridato la vita! Che ti ho resuscitato! A mio fratello Gironda che mi ha resuscitato! Addirittura! Addirittura! Qua dentro, vedi, ci sta la tua forza, la tua intelligenza. Qua dentro ci sta la ricetta per diventare intelligente. C'è il sistema indispensabile per avere sempre ragione. Qua dentro c'è il tuo corpo, la tua forza, la tua tenacia, la tua forza, il tuo coraggio. Qua dentro c'è sta la voce e l'ombra. Hai capito? Su, fronte alta, non ti piegare più. Su con lei. Sì. Ti ho resuscitato! Ti ho resuscitato! Cammi! Addio, fratello! Aspettare un paio d'anni prima di entrare nella mia vasta schiera dei risuscitati.
Lanciano? Eccomi, sono voi. Ero a guardare la festa. Allora? Tutto a posto. Ah. Tutto bene, tutto bene. Questo è l'atto di rinunzia all'eredità. Sì. Senza l'autentica del notaio che ce ne facciamo? No, no, è autenticato, Matteo. Dal notaio? Beh, se lo dà chi? Ah. L'avete portato voi? No, 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 no. Il notaio l'ha portato Giacomino Trocina. E voi che mi dite? No, sì, aveva interesse di concludere, allora è venuto a preparare. Come si dice, l'ingenuità dei caponi. Siete riusciti a fargli accettare qualche milione in mese? L'ho trovato ben disposto. Oh, meno male, meno male. Vi ho parlato di una decina di milioni. Oh, meno male, meno male. E ad accettato. Accettato. Non l'ha preso, però io gli ho detto il vostro nome. E meglio, sì. Perché glielo dovevo. Certo, sì. Hai rimangiato tutto quello che hai detto. Non ha voluto sputare nemmeno un centesimo. E voi perché gliel'avete detto? Scusate. Ma perché i soldi me li avete dati voi e lui questo lo doveva sapere, Lanciano. Allora che dovevo fare? Dovevo essere con le pene del pavone. Quello è stato molto severo nei vostri confronti. Ha detto che siete uno strozzino, che siete un ricattatore. Questo ha detto. E che, insomma, cioè non c'è voluto poco per farlo desistere dal principio di volervi denunciare come ricattatore. E questo è venuto a vedere. No, 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 Lanciano, con la testimonianza di voi ve ne sareste andati dritti in galera subito subito proprio. Ma forse qualcosa contro di voi? Non ho detto poco fa che vi stimo e che vi voglio bene. Però, di fronte al tribunale e alla legge avrei detto la verità. Con la verità. In fondo, il vostro capitale, nei giorni 4-5 giorni, il tempo che ci vuole per la registrazione, mi frutta un capitale di 5 milioni. A quanto volevo far arrivare? Al 5.000%. Vogliamo dare ragione a Giacomino Trocina. Mi ho speso tutte le parole possibili e immaginabili per il vostro caso, ma quando ho capito che la mia insistenza poteva compromettere l'affare, che devo fare? Allora ho pensato di chiudere. E ho chiuso. Avete fatto bene. La unione ha scritto pazzi. Io non faccio la stava. Il contributo ai piedi del patrono. Bravo! Bravo! Ma è troppa roba, che ne fa? Hai mangiato un pezzettino, il resto lo date ai vostri amici, la portiamo in porta e con te. Mi dispiace solamente che non sono potuto venire in chiesa per la cerimonia. Lo so, siete stata la vostra sorella a Napoli, ma io la mia famiglia ve l'ho portata qua. Beh, chi è? Maddalena Triunfo, che adesso fa a botto pure io. Pari per l'esopato. Sei dopo? Non vedi che è Francischiello, che mo fanno a botto pure loro. Ma ci dà, arriva l'esopato. Saluta. Saluta. Pasquale Salines. Nipote di una figlia, il secondo letto di mia nonna. Adi. Salve. Pari per l'esopato. Servo vostro. Ritrovato. Bene, adesso tieni una famiglia pure tu e puoi stare tranquillo. Maddalena, bel nome, Maddalena. 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 Maddalena Cat. Maddalena Cat. Ricordati che tu adesso sei il pilastro e il servo fedele della famiglia. No, però no, una cosa ti devo dire. Prima di tutto, uno che tiene una bella posizione si deve mantenere, si deve... Mi faccio patare da foto morire. Che è successo? Stiamo pensando che io, questo è un uomo che spende e che spande, e quindi io non voglio che spenda tutti i suoi soldi per questo matrimonio. Io ce l'ho già detto stamattina quando siamo usciti dalla chiesa, perché se non fa come ricchi il matrimonio finisce ammazzato. È una
77. Lavorava sotto la terra, ma adesso che viene a stare con me io lo faccio lavorare insieme. Tu mi hai chiamato e sono venuto. È un po' forato. Ma ognuno per fatti suoi. Tu lavori sopra terra e io lavoro sotto terra. Sta nervoso, sta nervoso. Ma poi si affeziona. Si affeziona, bravo, bravo, bravo. Puoi dire una famiglia pure tu e puoi stare contento. Bravo Napoleone. E adesso aspetto. Che cosa aspetto? Il regalo alla sposa glielo avete fatto, ma a me ancora me lo dovete fare. L'ho preparato, te lo devi solo firmare. Ma veramente me lo dai? Ti tremano le gambe. Firma qua. Insomma, la seconda. Firma prima, te. Poi mi facete morire. Aspetta. Questa è la copia a te e questa resta a me. Ah, me lo meritavo. Tu sì, tu. Sebbene, noi mi salutiamo e ce ne andiamo, eh! Arroyar! Non prendi suo padrone! Dopo l'incontro con quello soave, mite, benigno, dolce, sensuale di Maddalena Triuzzi. Come folgorato dallo spirito di bontà che emana questa donna, il cuore di Napoleone Botta si aprì alla commiserazione, all'amore verso i parenti suoi, verso gli amici, verso il prossimo, all'amore verso la patria. Per la sua grettezza, per la sua spilorceria, per la sua pidocchieria, tutti odiavano Napoleone Botta. Ma non era che un circolo vizioso, cui chi si sentiva odiato, lo accumulava, accatastava, assommava, immagazzinava, depositava, accumulava per combattere l'odio e difendersi. Napoleone Botta non combatte più. Lo volete morto, Napoleone? No! Lo vogliamo vivo, vivo e prodigo, pronto a dare. E allora, cominciamo da oggi. Prendete tutto il ben di Dio con cui egli ha potuto riempire la mia casa, prendetevi i salami, le galline, i formaggi, le torte. Napoleone ha conosciuto l'amore, quell'amore che ci tiene cristianamente legati nel rispetto dei comuni interessi, quell'amore puro, sincero, vero, come devo dire, disinteressato. Thank you.
Antonella Liguori, Tommaso Veola, Filippo Mastroianni, Rosanna Ambrosio, Consiglia Cianci, Mario Denardo, Iris Bolino, Francesco Pioggiarella, Michele Sparavo, Maria Rosaria Clemente, Salvatore Cembola, Mattia Serino, Giovanni Del Prete, Davide Stefanelli, Biagio Pastore, Antonio Aversano, Mario Di Fraia, Rosaria Salzano, Nicola Veola, Chiara Pioggiarella, Nancy Di Maio, Nunzia D'Aiello, Allora, passo velocemente anche agli altri ringraziamenti. La scenografia progettata e realizzata dal Liceo Artistico Statale San Leucio, la sezione scenografia. Direttrice di scena, Consiglia Cianci. Direttori di produzione, Martina Milone e Mattia Serino. Datore audio e luci, Daniele Barba. Parrucco, Pamela D'Aiello. Trucco, Maria Palmiero. Costumi, Dalila D'Aiello. Trasporti, Pasquale Del Prete. Registrazione audio a cura di Luigi Pastore. La canzone che avete ascoltato all'inizio del terzo atto, A Da Passai, che troverete anche sui social, c'è un videoclip ufficiale, è stata, la canzone scritta da Edoardo e da Nino Rota, è stata riarrangiata e cantata da sti scarmanati qua, e curata da Domenico Angelino. Responsabili di sala, Daniela Merenda, Francesca Raucci, Vincenzo Altarelli, Nunzio Tedesco, dimentico qualcuno, Ferdinando Cioffi, e poi Vincenzo, mi sono cartato, hai visto? Poi il patrocinio del Comune di San Marco Evangelista, l'assistente alla regia, che è il nostro mio braccio destro, senza il quale... senza la quale non sono perso, nel vero senso della parola, Dalila D'Aiello. Esce? Vabbè, il cameraman ti prende, il cameraman. Signori, il contratto, come avete visto stasera, è una commedia molto particolare, molto complicata, e siamo tanti, come avete visto in scena, molto complicata. È una commedia, noi forse siamo la terza compagnia in assoluto che lo mette in scena dopo la compagnia di Edoardo e di Luca De Filippo, ed è un testo scritto nel 67, il terzultimo testo scritto da Edoardo, che riflette in modo molto amaro, un umorismo, il solito umorismo amaro di Edoardo, su una tematica che purtroppo, ahimè, ancora oggi non è cambiato niente, ma Edoardo era maestro in questo. L'avidità, la sete di potere, di guadagno, il fatto che di fronte al dio danaro non esistono parenti, non esistono amicizie, non esiste più nulla, esiste soltanto l'interesse egoistico di ognuno di noi. Ecco, speriamo noi questa sera, con questa storia e con questa serata a teatro, senza avere tante pretese, speriamo che voi abbiate specchiato questo problema e che là fuori vi spendiate in qualche modo per far sì, nel vostro piccolo, che ciò e cose del genere, anche se trattate qui in modo molto comico, vi siete divertiti e noi siamo felici, speriamo che non accadano. E questo, in questo Edoardo era il maestro, e grazie al fatto che è esistito un artista del genere.
siamo contentissimi. Io ringrazio anche gli altri membri associativi, mio padre, consentitemi, Antonio Palmiero e tutti quanti gli altri. Scusate se dimentico qualcuno. Saluto e i cameraman e Felice D'Andrea, la regia video, poi c'è Pino e c'è Raffaele. Grazie mille, grazie a tutti. Non resta rinda avanza, non ci resta che stupido.